Ricordo ai gentili telespettatori che la prima tranche della linea Umizu è on the line, come dicono i giovani, un fantastico regalo di Natale per parenti, amici, sorelle o fratelli che nuotano, perché no, costumi per lei, per lui e soprattutto una fantastica cuffia per entrambi. Link in descrizione. Un'altra cosa molto veloce prima di iniziare, avete presente quel team con Lucario che mi ha distrutto del campione del mondo? Wolf, mi sembra si chiami, del 2016 mi sembra, c'era scritto nei commenti, comunque sia, quel team che mi ha distrutto l'ho rincontrato diverse volte e una di queste l'ho registrata e ormai lo batto, non dico con facilità, però lo batto, sempre, al 100%. Signori, ecco finalmente la squadra del campione del mondo, adesso un cavolo, bruciapelo. Bebè, tu non ti muovi. Adesso muori. Maledetta. Boom! Ups, la strategia è andata. No, come farò adesso? Gengar se ne deve andare, Glaceon non avrà la grandine. Però Bravery. Bravery deve morire. Allora Morpeko dovrai combattere. Aura Will a Bravery. Passava in uno? Non ne sono sicuro. Sì, ora lo sappiamo. Però per sicurezza. A casa, Lucario. A casa! Hai sbagliato a non ammazzarmi, Gengar. Esplodi. A casa! Wow. Io ho fatto un sacco male anche a lui. Superpower. A casa, Dracovish. A casa, squadra del campione. A casa, bebè. Batti 5 anche da topi. Ciao belli, ciao Beli! Ciao bambini, come state? Come state oggi? Io già sto un po' meglio. Mi sto piano piano riprendendo dalla malattia. Per fare sta cavolata c'ho il fiatone, ma ti rendi conto? E oggi siamo di nuovo qui perché ho bisogno di farmi la mia partita giornaliera competitiva di Pokémon Spada e Scudo. E io riesco normalmente a fare 3 combattimenti in un video e 2 la sera. Quindi sto giocando 5 combattimenti al giorno, letteralmente. Ma comunque sia, nel frattempo riesco a studiare un po', tra virgolette, perché mentre che disegno, metto sempre dei video, delle live in background del Pokémon competitivo. E di conseguenza vedo più o meno se sta cambiando qualcosa nel meta, eccetera, eccetera. E ho quindi portato dei aggiustamenti al team. Innanzitutto Flygon, ora, il nostro caro Tarantino, ha un Fire Punch al posto di Frana. Mi sono ritrovato a non usare così spesso Frana proprio perché in genere ho altri modi per sconfiggere i tipi fuoco o volante. In realtà anche il fuoco pugno è giustificato dall'aggiunta nel team di Sekiro. Sekiro che è un Leafeon che stamattina, o letteralmente questa mattina, preso un Eevee con gli V buoni. Ah beh, devo ancora dare i tappi di bottiglia, devo ancora fare Hyper Training. Stavo dicendo, ho preso questo Eevee dal mio box con i V buoni, con l'abilità nascosta, perché quelli ne ho bridati fin troppi pur di farmi il Glaceon che volevo, e di conseguenza l'ho dopato di caramelle, messo le mosse che volevo io, e adesso mi mancano i tappi di bottiglia per l'ultimo o gli ultimi V che gli mancavano, fammi vedere. Ah no, perché l'unico IV che non è maxato è l'attacco speciale di cui me ne frego. Quindi non avrà i V perfetti, ma chi ce l'ha, nemmeno Tarantino ce l'ha, come potete vedere, perché due sono stati hyper trainati. Mi manca la velocità di Umbreon, ma non so se è utile in realtà come cosa. Ci penserò nel caso in cui la velocità di Alex Hack dovesse venire a mancare o a crearmi casini in futuro. Comunque sia, detto questo, io direi di entrare subito nei combattimenti on the line, competitivi 2 contro 2, e vediamo come si comporta Sekiro, il nuovo acquisto della squadra, e le nuove modifiche. Queste modifiche sono state dettate dal fatto che avevo bisogno di una strategia più chiara per battere Team Sabbia, quindi chi ti lancia subito? Tyranitar e Excadrill, per capirci. Se mi dovesse ritrovare di nuovo altri Tyranitar con Stola Scelta o Pokémon con Stola Scelta, dovrò ripensare il tutto, perché nell'ultimo video, come saprete, mi ha spiazzato. Avrei comunque vinto quel combattimento se non fosse per un critico che ho incassato in malo modo. E stavo anche pensando di dare
gli occhiali della scelta a Lady Maria e a Vivi dargli invece la sciarpa della scelta, perché proprio ieri sera mi sono ritrovato un Dragapult davanti e la cosa mi ha messo in seria difficoltà. Invece così dovrei essere anche più veloce di un Dragapult con senza, insomma, la stola scelta. Se dovesse avere la stola scelta è un problema, ma ho visto che non ne girano troppi con stola scelta. Inoltre il mio Gengar non deve più essere outspeedato da niente, non deve essere più lento di nessuno a parte i Dragapult con stola scelta. È l'unica cosa che mi può mettere davvero paura, è quello. Anche perché Dragapult non gli posso fare il fake out con Jojo. E vediamo Dan cosa porta qui a combattere. Eccolo lì, un Dragapult, un Obstagoon, very dangerous Obstagoon. Metà di questo team lo vedevo come un potenziale Trick Room team. Comunque sia, a prescindere, non vedo vento in coda, vedo pura aggressività fisica. Forse Clefairy, che potrebbe avere il guarda qui, potrebbe essere un problema. Penso di poter tranquillamente partire con Morpeko e Gengar. E se mi porto Morpeko e Gengar, Glaceon va portato, perché voglio settare il ghiaccio per lui. Obstagoon potrebbe essere un problema, e anche quel Sesmitod, quindi non so se portarmi Leafeon. Però vedo tutti attaccanti fisici a parte Toxtricity, come ti chiami? Toxtricity. Quindi penso che dietro, per contrastare lui, mi porterei Flygon. Però ho paura di quel Sesmitod e di un attacco ghiaccio. Mi porto comunque Flygon e vediamo come va. Questo è un nuovo team che non ho mai incontrato prima d'ora, quindi vediamo cosa succede. Dan, che anche lui ha una faccia abbastanza assurda, diciamo così, un po' come la mia cara Misu. In realtà quella di Misu è molto più, come dire, ha un qualcosa di fuori luogo, di esplicito. Quindi questo inizia subito così. Allora, io sono sicuramente più veloce di Toxtricity e Sesmitod, ma chi è che mi fa davvero paura? Sesmitod, perché Sesmitod ha l'attacco terra. Al che Sesmitod lo fermiamo. E invece direi che un Max Phantasm su Sesmitod non lo ammazza, non lo porta a casa. In realtà che... va bene, sì, dai. Max Phantasm, per abbassare comunque la difesa entrambi. Nel caso in cui dopo non cambi Jojo, ma decida di attaccare con Jojo. Perché Jojo adesso... praticamente Jojo con Hunger Switch ha un attacco che si chiama Aura Wheel, che ogni turno cambia di tipo. Quando sono arrabbiato è tipo scuro, quando sono felice è tipo elettrico. Quindi sicuramente in questo turno non attaccherei Toxtricity, ma l'attaccherei in quello dopo. E non potrei attaccare nemmeno Sesmitod. Quindi fake out, tu stai buono lì, perché io non voglio assolutamente che tu faccia niente, e voglio anzi distruggerti, cosa che non penso sarà fattibile. Me lo aspettavo. Intanto abbasso la difesa a tutti e due. Vediamo cosa fa Toxtricity. Snarl vuole abbassare il mio attacco speciale. Ah, però ti ho disabilitato quell'attacco, quindi va bene. Di conseguenza io adesso però posso sparare un Aura Wheel direttamente su Toxtricity e ripotenziare il mio attacco speciale con Max Oz su Sesmitod, che sicuramente muore. A prescindere, penso che il mio Jojo possa far parecchi danni. Attenzione, lo cambia con Clefable. Quindi l'attacco veleno farà molto più male. Non te lo aspettavi, signori. Non me l'aspettavo nemmeno io un cambio così. Ma Clefable, questo lo accusa, l'accusa anche bene. Io aumento il mio attacco speciale. Frega un cavolo. Quindi ritorno a stats normali. E Morpeko Aura Wheel non lo porta a casa di sicuro. E invece... oh! Focus Sash. Sicuramente un Focus Sash. Volt Switch. Quindi Toxtricity se ne va. E adesso penso che l'ultimo attacco piazzerò la grandine per il mio Glaceon. Un Corviknight. E qui è difficile in realtà. E Corviknight lo posso shottare volendo. Non con Aura Wheel, ma con... ha molta difesa. Molta difesa. E ho davvero paura che quel Clefable abbia... guarda qui. E quel Corviknight invece abbia vento in coda. Quel Corviknight con vento in coda è pauroso, devo dire. Quindi io, a prescindere, farei un Max Hailstorm su Corviknight. Perché probabilmente quel Clefable appunto ha guarda qui. No, chi Dynamaxa?
Che sì, io voglio assolutissimamente la grandine per il mio Glaceon, ora come ora. Visto che lui sta dinamaxando, Gengar potrebbe morire in questo turno, non lo so come potrebbe andare a finire. Di conseguenza, per i Pokémon miei successivi che vengono dopo, voglio che siano carichi. Quindi Aura Wheel a Corviknight. Ok, lui diminuisce con la bacca il danno. Aumenta comunque la velocità. Sicuramente non può fare vento in coda adesso, proprio perché ha fatto la Dynamax. E io almeno ho la mia bella grandine. Sì, non gli ha fatto molto male, ma a me va benissimo così. Ok, Gengar ha fatto il suo lavoro e adesso Glaceon potrebbe entrare, non dico finire il lavoro, ma non penso che lo finirà, anche perché un Max Steel Spike può incassarlo, un Max Steel Spike, il mio Glaceon. Allora, Glaceon, massimi V contro Corviknight. Potrebbe avere molto più attacco. Max. Steel Spike. Mettiamoci un 150 anche per sicurezza. Fisico. Eh no, lo incasso con Glaceon. Lo dovrei incassare. Anche se il suo attacco fosse massimizzato, penso. Aura Wheel su Clefable non è molto efficace. Posso fare un Parting Shot? Io farei un Parting Shot su Clefable perché Corviknight ha Mirror Armor. E sparerei un Blizzard violento. Ti prego Glaceon, ti prego, incassa quel Max Steel Spike e qualunque cosa faccia Clefable. E io mando qui Flygon. Flygon ha fuoco pugno comunque sia, però purtroppo sappiamo che è benda scelta, quindi Flygon lo incassa, non attacca quindi a Glaceon. Draining Kiss. Ai ai ai, questo mi ammazza. Flygon se ne va. Quel Clefable è pericoloso. Non penso che Glaceon possa fare niente a questo punto. Forse avrei dovuto shottarlo. Ghiacciato Clefable! Tua madre! Adesso Morpeko carissimo, tu ti devi assolutamente proteggere perché Corviknight sicuramente ti vorrà distruggere e Blizzard per finirli. Dai! Dai Glaceon, dai! Protect! Lo incassiamo un colpo, lo incassiamo! Max Steel Spike, sì, questa la incassa Glaceon. Ah! Yes! Frozen Solid, non ce ne frega niente. Blizzard a casa tutti e due. Però adesso ce la vediamo con un duo abbastanza micidiale. È abbastanza micidiale come duo. Però aspetta, Toxtricity. Fuck. Toxtricity ha sicuramente un attacco che colpisce tutte e due e mi distrugge. Mi distrugge. Io devo ammazzare. Allora, Sesmitod lo devo ammazzare perché sicuramente ha terremoto o qualche attacco d'aria. Con Glaceon non posso fare altro che attaccare e quindi niente. Questa potrebbe finire in base agli attacchi che hanno. Aura Wheel. Sesmitod muore. Se ha un attacco d'aria, ovviamente ha vinto. Basta un attacco d'aria. Sludge Bomb. No, non ce l'ha. Non ce l'ha. Quindi la grandine o Glaceon lo ammazzano. Facile. Blizzard a casa. Glaceon. Glaceon, tesoro mio. Brava Glaceon. Lady Maria. Oh mia cara Lady Maria, porti a casa la vittoria. Ha fatto tantissimo. Ha fatto tantissimo, lo sapevo. Forse, visto settare la grandine, forse è stata la scelta giusta piuttosto che attaccare in modo violento con
con Gengar quel Corviknight, anche se Corviknight è l'unico che mi ha messo davvero in difficoltà lì. Gli altri stavano messi relativamente male e gli altri l'avrei potuti tutti e due distruggere con Flygon. Quindi la prossima volta devo ragionarla un po' meglio, perché secondo me forse la scelta giusta e più sicura questa volta era shottare Corviknight, perché con Aura Wheel lui si mangiava la sua bacca antituono, ma poi arrivava il tuonone micidiale in testa da parte di Gengar, quindi quello sarebbe stato il caso. Il Clefable un problema fino a un certo punto, quindi lì era soltanto questione di scelta. Chi dovevo shottare, Clefable o Corviknight? Andava shottato Corviknight. Prossima volta ve lo segno, anche se me lo scorderò sicuramente. Ormai mi conoscerete. Bene, Prongs porta una squadra Trick Room, probabilmente. Sì, tutti estremamente lenti e partirà sicuramente con Oranguru e il bastardo di Grimmsnarl. Di conseguenza, chiamiamo Lorenza, l'amica che fa la lenza, mentre io butto un Jojo, un Gengar. Glaceon qui si comporta bene, non penso che si porterà la mela proprio perché vede Glaceon nel mio team, ma a prescindere me lo porto perché non si sa mai, anche se quel Farfetch mi spaventa tantissimo. Per Farfetch mi servirebbe tantissimo un attacco di tipo volante. Chi resiste bene a Farfetch qua? Solo Gengar, però Farfetch c'ha sicuramente knock-off. Qui potrei portare Leafeon in realtà, sarebbe intelligente portare Leafeon. Non posso settare il sole purtroppo, però penso che si comporterebbe bene comunque. Ci provo, porto Leafeon, vediamo che succede. Che Leafeon la vedo molto bene con quel Milotic. Poi non sappiamo se la tartaruga Appleton può essere molto ben strutturata sia come difensore speciale che fisico, e non so quanto bene come tutti e due. Ok, qui il fake out è necessario su Grimmsnarl, perché se no mi mette light screen, e se mi mette light screen è un bel macello. A meno che io non riesca a shottarlo, Oranguru, perché è molto tosto, allora il fake out lo faccio a lui. Faccio il fake out a lui e poi posso fare una Max Oz su Grimmsnarl, che potenzierà di molto il mio attacco speciale. Domanda, a sufficienza per shottarlo il prossimo turno? E no, a questo punto lo faccio direttamente su Oranguru. Per sicurezza, non posso fargli settare la Trick Room, signori. Non si può. Quindi la Trick Room mi distrugge, devasta il mio team completamente. Forse Glaceon potrebbe avere un po' di chance, ma neanche tante. Quindi dai. Fake out su Oranguru. Sì, lui posizionerà light screen, però io avrò la possibilità. No, Reflect. Perché fai Reflect? Questo è un attacco speciale che adesso ti arriva in faccia. Ah, però con il prossimo light screen sicuramente si protegge, riesce a resistere secondo me. Oranguru ha flinciato, non si può muovere. Adesso per forza con Aura Wheel devo colpire Oranguru. E di nuovo un Max Oz sempre su Oranguru, perché io non voglio che lui faccia niente. Non deve fare niente. Light screen, eccolo qua, però io mi focuso su di lui, quindi no. Non ce ne frega niente. Quell'Oranguru non lo setta, il Trick Room ho detto. Non lo fa. Punto. Madonna se resiste quell'Oranguru, eh. Quello resiste forte. Ma resisterà all'Aura Wheel di Morfeko di Jojo! Jojo! Baka Oranguru! È morto! Ah, poverino! Niente più Trick Room! Ai ai ai! Grande Jojo! Jojo! Chissà che Jojo è questo Morpeko? È Jotaro? Oppure Joseph Joestar? Chi potrebbe essere? Adesso questo qua sta dicendo ops! Mi son fregato! Che come faccio adesso? Io ho un Gengar che ormai ha velocità, sì, attacco speciale massimizzato di due tacche, quindi può andare solo che bene. Eccolo lì, Sir Farfetch'd. Sir Farfetch'd. Io Sir Farfetch'd gli faccio un parting shot. Chissà quanta difesa speciale ha questo Sir Farfetch'd. Non lo so, forse è meglio settare la grandine. Forse è meglio settare la grandine perché questo Sir Farfetch'd mi mette un po' paura.
Eccolo lì, infatti. Morpeko, se prende di mira Morpeko muore. Però Morpeko adesso fa il parting shot, ricordiamocelo. Lui potrebbe fare tranquillamente tuon onda su Gengar, il che è un problema. Però ricordiamoci che è un choice scarf, cioè sto la scelta Gengar. Quindi anche con Thunder Wave dovrebbe essere più veloce di Farfetch'd. Ti prego Gengar attacca, eh. Gengar attacca, parting shot. Ti abbasso l'attacchino perché no. Torna Misu, butto il mio Leafeon che ha più difesa sicuramente di Morpeko. Vediamo come si comporta Leafeon. Max Hailstorm la fa, che è comunque più veloce nonostante il Thunder Wave, eh? Mamma mia, non gli ho fatto niente. Difesa speciale quello lì. Sir Farfetch'd molto pericoloso. Molto pericoloso. Max Knuckle. Vuole aumentare il suo attacco. Fa male, comunque. Fa molto male. Molto, molto male. Allora, io provo a fare un bel Iron Tail su Grimmsnarl. Che potrei fare Icy Wind per rallentarli e far trovare vita facile al mio Glaceon, visto che io potrei morire qui. Perché se continua a buffarsi Sir Farfetch'd, in realtà è un problema. Thunder Wave anche su Leafeon, maledizione. Icy Wind, ok, perfetto, quindi la velocità te la abbasso. Perfetto. Iron Tail. Cacchio, rimane in vita. Max Darkness. Ciao Gengar. Allora, ragioniamo, perché se è vero che se io adesso lancio Morpeko c'ha un fake out gratis, però non è garantito che io vinca, perché se mando Glaceon mi becco una paralisi gratuita. Devo per forza lanciare Morpeko, che questo turno muore sicuramente. Vado con il Razor Leaf per colpire tutti e due. Ero molto indeciso tra Razor Blade e Razor Leaf quando glielo stavo dando, però così almeno mi assicuro di uccidere. Aspettate, che punto siamo come turno? Reflect un turno, quindi non lo posso settare adesso. Allora posso tranquillamente fare un... Ah, aspettate, no. Posso fare un Quick Attack. Sarà sufficiente il Quick Attack? Sì, dai. No, non ne sono sicuro. Razor Leaf. Aura Wheel. Dai, nel caso non muoia, non si sa mai. Ok, lui è morto. Quindi il problema del Thunder Wave me lo sono tolto. Max Knuckle vuole potenziare ancora di più il suo attacco. Morpeko rimane in vita, ma la grandine lo ucciderà. Ciao, ciao Morpeko, ciao Jojo, ottimo lavoro. Good job Jojo. Vediamo chi altro aveva lui, chi altro potrebbe lanciare adesso, perché a lui manca uno, lì. Colossal. Oi oi oi, this is a big problem, boy. This is a very big problem. Non penso che abbia tanta difesa speciale, ma me la vedo male adesso. Leafeon deve essere più veloce di tutti e due. Blizzard, sì. Farfetch se ne deve andare. Non se ne va, Farfetch decide no. Leafeon... No, quello ha una difesa speciale assurda. Glaceon se ne va, il suo attacco è troppo potente. Accidenti. Forse Flygon era la scelta migliore. Però
Non mi lamento, comunque sia un team molto molto forte, molto difensivo, nonostante non siano riusciti a settare il trick room. Quindi dovevo perdere e ho perso. Quel Sir Farfetch era estremamente difensivo, ma anche quel Colossal, nonostante facesse non molto efficace, lo capisco, però ha una difesa speciale piuttosto alta. Il prossimo è YYZ con un altro trick room team, un mezzo solar team. Quindi mi immagino che Torkoal sia quel Torkoal con eruzione. Questo di solito so come contrastarlo. Mi fido di Leafeon questa volta. Purtroppo Glaceon, ci sono tre Pokémon che me la possono esplodere in quel team, quindi non me la porto. Mentre per Leafeon solo due. Sekiro, ti prego, cambiami la partita. Fai in modo che loro settino il sole. Nomi coreani! Oddio, ma io ho tolto Frana. Fuck, io ho tolto Frana. Ah, mi sono inculato da solo. Bene signori, qui ho semplicemente tagliato di netto, di brutto, per non farvi assistere alla tremenda sconfitta e fare un altro combattimento. Preferisco farci entrare un altro combattimento piuttosto che commentare la mia disfatta. 13 sconfitte, 11 vittorie, non va affatto bene, ma stiamo imparando, giusto? Stiamo imparando. No, non piango. Comunque ho rinsegnato a Flygon la maledetta Frana per estrema sicurezza. Ok, qui vedo un vento in coda possibile da parte di Bravieri. Un Gyarados molto bulkato. Quello potrebbe essere un Darmanitan con Zenmod. Molto dangerous Darmanitan con Zenmod. Very very dangerous. La vedo qui anche un team di terra molto pericoloso. Penso che partirò con Morpeko e Flygon, sembra la scelta più vagamente sicura. Però quel Bravieri, il vento in coda me lo piazza comunque, mi sa. Molto rischi, però parto con Morpeko e Flygon perché sembra essere la scelta più sicura per contrastare anche il Sand Team. Quindi nel caso in cui portano Darmanitan e Excadrill. Di conseguenza Leafeon me lo devo portare, anche se è molto pericoloso quel Darmanitan. Quel Darmanitan mi fa veramente parura. Mi fa molto paura, però io ho Codacciaio, chi lo sa? Magari lo spacco con Codacciaio? Boh, non lo so, non lo possiamo sapere. C'è anche quel Sylveon, Sylveon fa paura. E non ho più neanche più l'attacco acciaio con Flygon, quindi se parte con Sylveon è una disfatta abbastanza certa in realtà. Vediamo cosa succede. Ok, Bravieri. Carissimo Bravieri. E Tyranitar, maledetti cinesi o coreani che siete. Sicuramente non sono giapponesi perché sono troppo complessi quei ideogrammi. Cosa ha più senso fare con un Aura Wheel diretto su Bravieri? No, perché potrebbe cambiare tranquillamente Excadrill e incassare il colpo. Di conseguenza, penso che qui posso tranquillamente fake outare lo scemo e cambiare il tempo. Preferisco cambiarlo subito il tempo, mettere subito il sole. Perché nel caso in cui ci sia il cambio con l'Excadrill, accuserebbe nettamente il colpo. Non c'è il cambio, ok, però comunque sia, con il fake out lo tengo fermo buono buono. Cambio il tempo, così il mio Morpeko c'ha il Focus Sash che sarà buono ancora, dato che non ci sarà la tempesta di sabbia. Sì, mi sembra una buona scelta in realtà, mi sembra di averlo pensato bene, spero. Fake out, tu non metti nessun vento in coda, baby. No, no, no. Max Flare, perché io non voglio nessuna sabbia su. E così se tu c'hai Excadrill ti metti un pochino di paura. C'è il sole, quindi niente più pericolo Excadrill. Ha flinciato, Rock Slide. Morpeko, attenzione. Rimane in vita, che è quello che mi serviva in realtà. Basta che rimane in vita. Perché adesso con Morpeko... Cosa posso fare con Morpeko? Mi posso proteggere semplicemente e guadagnare un turno. Oppure fare subito il parting shot, abbassare l'attacco al Tyranitar e poi passare quindi a Glaceon. Gli abbasso ancora di più l'attacco con il Max Whirlbling, attacco drago, sopra in faccia al Bravieri. E si protegge, però non mi interessa in realtà perché riesco comunque a fargli danno. Il Max Whirlbling dovrebbe abbassare l'attacco comunque a tutti e due. Sì, uno e due, benissimo. Morpeko, abbassami ancora di più. Ah beh, però aumenta cosa? Il suo attacco ancora di più, maledizione.
Parting shot. Grazie. Torna a Mizu. E possiamo lanciare Leafeon. Un Leafeon che adesso con il sole spacca i culi. Perché ha la sua velocità raddoppiata. Rock Slide. Non ce ne frega niente il tuo Rock Slide. Perde anche un po' di HP, quindi è Life Orb. Penso di poter lanciare tranquillamente un Solar Blade su Tizio, Caio e Sempronio. Un Max Knuckle lo lancio sul Braviary, comunque per aumentare il nostro attacco. Il Solar Blade, cioè sicuramente non è Weakness Policy. Eccolo lì, si ingigantisce Tyranitar perché sa che sta per arrivare un bel colpo da parte di Leafeon. Forse è un fuoco pugno? E quindi mi becco un Max Wildfire su un cavolo. Però il suo attacco è diminuito di 2 tacche, quindi dovrei incassarlo. E lì fanno una difesa di base molto alta. Quindi ottimo contro attaccanti fisici. Doppio Protect! Riesce a fare il doppio Protect! Davvero? Doppio Protect da parte di Braviary. Bastardo! Guardalo lì! Maledetto! Secondo me l'Excadrill c'è lì dietro. Quindi io potrei fare un Fire Punch e sì, legarmi al Fire Punch, in quanto ci potrebbe essere anche un Darmanitan lì dietro. Anche un Rock Slide non è male, però rischio di lisciarlo. Lui potrebbe avere un Excadrill. Silvio non può avercelo perché se no già l'avrebbe messo. Che forse la scelta meglio è davvero Rock Slide. No, vado con Fire Punch perché davvero io ho paura che ci sia quell'Excadrill lì dietro. Se è partito con Tyranitar, c'è. Fallisce, non puoi proteggerti a quanto ti pare, cioè. Dai, non ti puoi proteggere sempre. Leafeon, finiscilo. Fammi vedere che distruggi Tyranitar. No! Rimane con un attacco, attenzione. Fire Punch, lui me lo porto a casa. Frega niente, tanto Fire Punch è pure potenziato dal sole. Quindi adesso vediamo chi altro ha. Max Rockfall. Alex Cadrill. Ha per forza Alex Cadrill. Il bastardo setta comunque la sabbia. Quindi Excadrill adesso avrà la precedenza. Maledetto Excadrill. È stato bravo, si è protetto per poi settare la sabbia. No, perché aveva un Darmanitan con Choice Scarf. Un Darmanitan con Choice Scarf. Very dangerous boy. Riesco a portarmi Tyranitar a casa con un Quick Attack? Ci riesco? Io non voglio che attacchi. Ho fatto il Quick Attack perché sì, voglio portarmelo a casa quel Tyranitar. Max Guard, maledetto, se lo gioca benissimo. Adesso chi attaccherà quel Darmanitan? U-turn. Dolore. Torna indietro, adesso chi ci sarà lì? Dimmi che c'è Excadrill. Ti prego, dimmi che c'è Excadrill. Chi c'hai lì? Dimmi che c'è Excadrill. C'è Gyarados. Maledizione, Gyarados. È vero che Gyarados lo possiamo flinciare un attimino, nel caso in cui abbia gelodenti. Cioè, ho anche un attacco tuono con Morpeko, ma prima di tutto mi vorrei assicurare che non sia un Gyarados troppo veloce e mi vorrei portare questo Tyranitar a casa, sinceramente. Quindi dai, dai che ce la fate, team fatto a cavolo di Peo con Pokémon preferiti, tutt'altro che meta, ce la potete fare. Jojo, conto su di te, Jojo. Si protegge Tyranitar, ovviamente. Fake out. Tu non ti muovi. Si protegge. Oh mio Dio, la Sandstorm ucciderà Morpeko. Mmm.
Orpego non ha senso che si protegga perché la sabbia mi ammazza. Posso forse abbassare un po' l'attacco a Garidos? Provo a colpirlo il Garidos con Morpeko. Ha fallito. Prova a proteggersi all'infinito questo qua, questo Tyranitar. Basta, Tyranitar. Muori. Maledizione. Aura Wheel. A casa! Morpeko, l'attacco micidiale. Vedete che l'attacco di Morpeko è buono comunque. È buono. Se ne va Morpeko, ma sti cavoli, cioè, proprio... Lo va a distruggere. E io ho un Gengar, un tranquillissimo Gengar, che ha, per mia fortuna, Choice Scarf. Quindi anche uno stramaledetto Darmanitan con Choice Scarf me lo porto a casa. Perché sì, perché me lo porto a casa. Ho pur sempre Choice Scarf, bebè. E ho anche Fire Punch, quindi dove chi colpisci caschi male. È vero che sono debole 4 volte al ghiaccio, ma Flygon non gliene frega più di tanto. Intanto ti becchi questo in faccia, bam, fa male. Ti abbasso anche la difesa speciale, che non so a cosa ci serve, niente. Icicle Crush ucciderà il mio Flygon, ma io... Tarantino, come al solito, ti sei comportato benissimo. Per 4, lo so, questo ti uccide, punto. Però quella strategia di cambiare il tempo in realtà è stata relativamente utile, perché l'ha messo in difficoltà. E voleva quel vento in coda lui. Lo voleva a tutti i costi quel vento in coda dal Bravery. E si è protetto anche infinite volte, cioè anche un po' rotto le palle. Adesso mi dire che tipo ti proteggi, ti riprotegge, cose del genere. Ti prego no. Ti prego no, non mi far perdere tempo. Non ha fatto altro che gestire protezioni e... per riprovare la protezione e così via. Comunque, morto. Bebe! È stato un po' tosto, faticoso. Sconfitto. Bene, ragazza cinese, coreana, di ovunque tu... Sembra più cinese, quei ideogrammi. Inizio un po' a farci l'occhio. Solo sti giapponesi mi mettono in difficoltà, cinesi, asiatici che siano. Signori, questo è quanto per questo ennesimo, sì, proprio così, ennesimo video di Pokémon competitivo Ranked Battle Doubles dal vostro caro Zio Peo di quartiere. Mi aspetto ancora tanti altri magici suggerimenti qui sotto nei commenti che io possa mettere in pratica, visto che il mio team è tutt'altro che definitivo. Sta cercando ancora di funzionare contro i meta, nonostante sia tutt'altro che meta, però qualche vittoria la portiamo a casa, è questo il punto, no? Cioè, noi non dobbiamo diventare i campioni di sto cavolo. Noi dobbiamo vincere qualcosina con i medio forti, con i Pokémon non scarsi ma medio forti, non gli overused, non quelli proprio OP, giusto? Quindi adesso qui alla mia destra appariranno dei video cliccabili che voi tutti potete cliccare, appunto, se sentite ancora bisogno di un'altra dose del vostro caro Zio Peo di quartiere. Iscrivervi se non siete iscritti, o meglio ancora dare un bel cazzottone alla campanella, che è molto molto importante.